quelle coppie che scelgono di sposarsi lontano da casa, scegliendo delle vite particolarmente suggestive, evocative, o perché sono legati affettivamente, però questo li porta ad organizzare una sorta di mini vacanza con degli ospiti, di solito sono gruppi di 60-70 persone, che spesso e volentieri affrontano un viaggio, ma vivono poi questo viaggio a tutti gli effetti come una vacanza. È un fenomeno che è un mix and match, se vogliamo, di momento romantico, proprio perché alla fine è una scelta della coppia di viaggiare lontano per costruire un sogno. Al tempo stesso è un fenomeno economico, turistico, perché il wedding tourism è diventato a tutti gli effetti un volano importante per il turismo. Qualche giorno fa a Roma c'è stata la presentazione dei dati relativi al 2023. Dalla regia mi dicono di andare più dietro. Questi dati raccontano un incremento del 22% rispetto all'anno precedente, raccontano 800 milioni di fatturato, quindi un volume d'affari piuttosto significativo, 2,4 milioni di coppie che hanno pernottato nel 2023 in Italia per ragioni legate alle nozze, quindi capite bene che è un fenomeno decisamente interessante. In questa situazione la Puglia è protagonista perché dopo la Toscana è fra le regioni più scelte e più gettonate, quindi noi oggi siamo qui proprio per creare una sorta di agorà, di piazza di condivisione, di confronto fra professionisti, fra operatori, perché la logica vuole essere quella di esplorare un po' le tendenze. Io comincerei dall'onorevole Sollazzo, che è appunto il presidente della comunità italiana nel mondo, e mi piacerebbe capire bene un pochettino qual è il significato, quali sono i valori della comunità italiana nel mondo, perché io credo che ci sia un'Italia diversa vista da chi è lontano dall'Italia probabilmente, quindi probabilmente c'è anche un maggior attaccamento ai valori, alle tradizioni. Mi piacerebbe che ci raccontasse proprio la realtà della sua comunità. Sì, per la verità non si tratta di comunità ma di confederazione. Gli italiani del mondo hanno gli stessi problemi se sono di centro, di destra o di sinistra. Quindi abbiamo fatto come statuto la necessità di essere autonomi dai governi, dai partiti, dai sindacati. E questa autonomia ha creato una struttura incredibilmente forte. Noi non associamo solo quelli che sono i 6 milioni e 400.000 italiani all'estero, che hanno il passaporto italiano, che hanno la cittadinanza, che votano. Noi associamo gli 80 milioni di italiani, cioè i discendenti, perché adesso vi dirò una cosa che vi farà meravigliare parecchio. Gli emigrati italiani all'estero non ci sono più, sono tutti morti. Non esiste più l'emigrato italiano. Perché? Perché l'ultima ondata migratoria importante fu degli anni 50 e 60. Ma pensiamo e parliamo di numeri importanti. Se voi pensate che solo in Brasile, contrariamente a quanto si crede, gli italiani discendenti o oriundi, come li chiamo io, più numerosi sono in Brasile, 30 milioni di italiani. La prima città, la prima italiana nel mondo non è Roma, è San Paolo del Brasile con 10 milioni di italiani. Ci sono alcune strade di San Paolo, io ci vado spesso, dove via Garibaldi, via Mazzini, Sartoria, sembra di stare in Italia. Se voi pensate che la seconda nazione come numero di come presenze italiane è addirittura l'Argentina, con 20 milioni di italiani, dovete anche considerare che l'Argentina fa 42 milioni di abitanti, il Brasile ne fa 220, quindi... E quindi il nostro lavoro principale era quello di portare le imprese italiane a costruire all'estero ospedali, scuole, autostrade. Le autostrade all'estero sono tutte italiane, non è che negli Stati Uniti stessi sono stati gli italiani a realizzarle. Poi è venuto l'agroalimentare, un altro settore trainante, mangiare all'italiana, import-export di prodotti alimentari. Ma soprattutto ha fatto lui da ponte fra la comunità degli italiani nel mondo. Per esempio la comunità dei Molfettesi, che credo sia una delle comunità più popolose all'estero, proponendo comunque quelle che sono le tradizioni, quelle che sono le bellezze della nostra regione. Però se ce le racconti tu è meglio. Salve a tutti, sono Roberto Panzini. Noi
abbiamo da diversi anni la nostra associazione, abbiamo raggiunto le comunità dei pugliesi emigrati, dei molfettesi, che Molfetta è il piccolo comune pugliese con più emigrati all'estero, circa 60.000 nei 5 continenti. Abbiamo organizzato diverse mission, diversi progetti, tra i quali abbiamo raggiunto le radici che hanno dato i loro frutti, quindi abbiamo raggiunto le terze e le quarte generazioni dei nostri emigranti e abbiamo fatto conoscere la nostra regione Puglia anche attraverso eventi di tradizione religiosa, no? Parliamo di Hoboken. Hoboken, c'è la grande festa, si chiama Hoboken Italian Festival, è la festa gemella che si svolge nel comune di Molfetta. Noi abbiamo realizzato, ideato un brand che si chiama Hello Molfetta e oggi ha raggiunto dall'Australia all'Argentina al Nord America, siamo molto presenti. E raggiungendo le quarte, le terze e quarte generazioni, abbiamo fatto sì che loro conoscessero la nostra regione Puglia e venissero in Puglia proprio a visitarla, a vedere proprio la terra dei loro avi. Come abbiamo fatto? L'abbiamo fatto con diversi progetti, anche portando le luminarie che sono qui presenti, le abbiamo portate oltreoceano. Ad Hoboken, oggi Hoboken è illuminata con le nostre luminarie, tradizionali luminarie pugliesi, grazie alla pollice, posso dire, sono loro. Diciamo un piccolo In 4 giorni di festa che si svolge ad Hoboken c'è una presenza di 120.000 persone. E questa festa noi non facciamo altro che promuovere la nostra regione Puglia anche attraverso il food, con dei cookie show realizzati in terra americana. Anche il lato artistico della ceramica viene promosso e poi ci sono anche dei viaggi che portano qui diversi gruppi di americani a riscoprire la nostra terra, non solo Molfetta, ma noi da Gargano al Salento c'è gente che viene a visitare la loro terra d'origine e dei loro nonni. Aggiungo anche che abbiamo in trattativa proprio nel mondo del matrimonio, ci sono dei pugliesi che vivono a New York, hanno conosciuto il loro amore a New York e si sposeranno il prossimo anno in Puglia e hanno affidato a noi, diciamo, anche un aiuto come gestire il loro matrimonio. E c'è anche la Francesca che sa di questo, diciamo, matrimonio, se prossimo matrimonio. Se servono delle wedding planner, ne abbiamo diverse, diciamo, in pratica.